Buonasera cari non telespettatori, e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisale del Keeper di questo lercio canale e questa sera Silent Hill... Silent Hill Homecoming. Non c'erano documenti? Io devo farlo a caso. Oddio che... Ah, credo di aver... fatto sta cosa per riattivare, presumo, l'ascensore. Visto che tanto qua non... l'ascensore che è questo. Sì. Esatto. No, io penso che arriviamo al prossimo salvataggio perché poi, e poi ci fermiamo, perché sennò ci andiamo troppo in là. Non ho molta scelta. Sembra che funzioni solo uno dei tasti. Quanto possono essere inquietanti questi ascensori trasparenti con le grate che vedi tutto? Magari se rompe una grata e finisci di sotto. No, vabbè, ce ne saranno anche un paio, cioè io a Tivoli ce n'ho un paio di palazzi che stanno in ascensore così. È un boss? No, non credo. Era un colpo di lingua quello? Geeker, sei tu? Non ti vedo. Tanto te pio, eh! Tanto te pio! Tiè, vaffanculo! Ma non dovevo fare il contrario, non dovevo salire con l'ascensore? Ecco. E se siamo giocati dell'ascensore? E buonanotte a minchia! Credo che ci sia qualcosa dietro questo quadro. Tagliare. Avremmo fatto tipo qualche miliardo di danno, però vabbè. Tanto nessuno lo sa che siamo stati noi, quindi. Chi è che canticchia? Oh, ecco il salvataggio. Mappa del Grand Hotel. Parecchie stanze. Secondo piano, questo è il piano terra, credo. Terzo piano, quarto piano, quinto piano. Non si finisce più, lo dico io. Te lo dico io, qua non si finisce più. Mi sa che quello... Ho salvato? No. Mi sa che quello che sta canticchiando è Josh. 14 marzo 2022, che adesso è 15 marzo 2022. Credo. Eh sì. Alleluia. Allora, dunque. Allora, abbiamo detto che a sta vecchietta... No, mi devo di subito tutto il dialogo, che palle. Josh, are you in there? No one comes to visit anymore. E che ci fa ancora qua dentro? Who are you? Tu cazzo. I could remember. Who left you here all alone? Everyone else is gone. Don't blame them. You can understand, can't you? It's hard to watch something die. Sì, purtroppo sì. Tell me what you need. I'll see what I can do.
so difficult to remember. La luce calda del sole che danza sull'acqua, l'odore dello zucchero filato nell'aria, il rumore del vento che soffia tra gli alberi. And the sound of wind blowing through the trees. Sempre cose complicate. And I'll give you what you need. How will I know when I found them? Three small windows of better days. Tre finestrine sui tempi migliori. Okay, I'll look around. Sì, mi ricordo la bocca della canzone The Nightmare Before Christmas, quella sotto il letto. Cazzo uguale. Allora. Niente, cioè sto gioco è talmente tanto buio che boh, cioè veramente. Cioè, nonostante ci sia la luce, c'ho la luce pure io, non vedo nero, cioè sul vedo sempre tutto nero. Voglio riuscire a arrivare almeno a Scarlet stasera, credo di riuscirci, non ricordo bene fino a che. Non può essere così buio, porca puttana, non si vede niente! Madonna, che gioco di merda, eh! Vedi, questa però, questa è una cosa sensata. No, vai a cercare l'attrezzo per rompere, rompilo con l'arma. Cioè, almeno questa cosa è giusta, cioè l'hanno capita dopo, non so, 10 anni. Un po' di luce però no. Penso di poter applicarmi su queste macerie, sembrano stabili. Sì, allora fallo, perché me lo devi dire? Avessi fatto io, me l'ho già spazzato, avevo già spaccato qualcosa. Non dica la serratura sembra rotta, hai toccato sul muro, non sulla serratura! Non ricordo che nemici ci stanno qua. Carol, è difficile per me trovare le parole giuste, il mio corpo era a pezzi e adesso hai spezzato anche il mio cuore. Non so perché io ti ho amato incondizionatamente, ti ho dato tutto quello che avevo. Pensavo che mi amassi anche tu, si vede che ero uno sciocco. Ci sono delle cose su Sam che non sai. Ammazza, adesso mi dici che sono andato in live. Vabbè, sì, ho mandato la sigla abbastanza presto, in effetti. Si vede che ero uno sciocco, ci sono delle cose su Sam che non sai. E se le sapessi, ti canti so che la penseresti diversamente. Vorrei perdonarti, Carol, ma non posso, non mi è rimasto assolutamente niente. Basta solo questo? Ok. Vabbè che io c'ho il malus che c'ho la luce. Eccoci qui. Ah, gli schifettini! Sono attaccati come... Mi sono ammazzato. M'hanno preso tutti e m'hanno preso dal primo all'ultimo. Tanto questo è orgasmo, vabbè. Guarda che animazioni terribili che c'ha questa. Ma muori? Guarda se muore! No, sono morto io. Cioè, gli ho dato 300 accettate e sono morto io. Ma guarda che gioco di merda. No, non posso usare l'ascia contro queste. È troppo lenta. Poi incominciano a far così, non si fermano più. L'ho fatto apposta, dico, voglio vedere se muore, guarda, voglio vedere se muore. No, sono dovuto morire io. Ci vuole un'arma più veloce con loro. L'ascia è forte ma è lenta. Senza contare il fatto che tutti gli schifettini mi hanno preso uno per uno. Ce l'hanno da banchetta fino al prossimo capodanno per quanto si sono magnati di carne. Credo sia fatto apposta comunque, credo che ogni nemico abbia la sua, giustamente abbia la sua debolezza, cioè la sua arma migliore da usare contro.
che è giusto, per carità, giustissimo. E sto schifettini, è su, dove sto andando? Mi sa che sto tornando, indietro. Qui c'è l'ascensore. No, non mi vale usare la motosega, sinceramente. Peraltro non dovrei neanche averci, cioè, non capisco come ho fatto a sbloccarla, vabbè. Niente, non trovo più la strada per andare dalla signora. Signora, i limoni! Per forza non la trovo. Ok, ho dimenticato di... Ho dimenticato di chiudere Telegram, scusate. Josh, are you in there? No one comes to visit anymore. Niente, ma devo subire ogni volta, eh? Signora, i limoni, signora! Chi ti ha lasciato qui? Who left you here all alone? Everyone else is gone. Don't blame them. You can understand, can't you? It's hard to watch something die. Tell me what you need. I'll see what I can do. So difficult to remember. The warm sunlight dancing on the water. The smell of cotton candy in the air. And the sound of wind blowing through the trees. Find them for me. And I'll give you what you need. How will I know? Come cazzo fai a sapere quello che mi serve? Better days. You'll know when you see them. Okay, I'll look around. You have a kind voice. Questa è una cosa che mi sono sentito dire spesso anch'io. Non gentile, però sì, sulla voce qualche complimento l'ho ricevuto. Non si vede un cazzo, non si vede. Qua dovrei spaccare da qualche parte con... Ecco qua, esatto. Allora, adesso contro le infermiere ci vuole... Sì, la colla. Ci vuole il coltello. Allora, prima gli schifettini. Non riesco a schiacciarli però gli schifettini. Ah, beh, certo, perché se non punto con l'arma non me li schiaccia. Non è come il 4. Ah, dov'è quella stronza? Tanto lo so che stai qua. Vieni fuori, su. Raga, non ti faccio niente. Non ti faccio niente, dai. Dove ci vuole il coltello, perché devi essere più veloce di loro. Oddio, potrei anche provare a schivare e coltellata, eh. Allora, vediamo un po', eh. Dunque, potrei anche provare a fare tipo così. Dovrebbe funzionare. Questo si dovrebbe poter spostare, esatto. Parecchio resistenti comunque le infermiere, eh. This must be one of the memories that she's looking to reclaim. Come mi mancano i bei tempi passati, che prima che mi ammalassi. Dalle finestre vedo una grande quercia, le foglie sono fiammeggianti, gialle, rosse e rosa. Quando il sole è basso, le ombre dei rami si spostano sulle pareti, ma dobbiamo. Per favore, vieni a trovarmi presto. Voglio condividere un ultimo ricordo con te, finché posso. Cartolina di Alchemilla, l'Alchemilla Hospital. Non so se si pronuncia effettivamente Alchemilla, non so se Alchemilla
è sempre una parola inglese, quindi forse si pronuncia Alcmilla, però Alcmilla, non lo so, io sempre pronuncio l'Alcmilla. Non vedo niente, pensa a noi. Non di cose gravi, però ogni tanto mi ammalo pure io. Le mie malattie purtroppo sono, cioè le malattie che sento di più sono di, non sono di natura clinica. Ho aperto il cassetto. Manco per il cazzo, ero convinto di aver aperto il cassetto, vabbè. Mi sa che ogni volta devo tornare lì e mi sembra di ricordare che ogni volta devo tornare lì e dargli quello che trovo, cioè, quindi devo farlo volta per volta. Mi sembra, quantomeno mi sembra che sia così. Devo riuscire a tornare indietro. C'è la mappa? Ah, ok, sì. Allora, devo andare verso il buco. Porca puttana, con sta voce non si vede niente, oh. Ecco, mi dispiace, ma tu qua non ci dovresti stare. Se sei sempre figo, ma qua non ci devi stare. Non è posto per te qua. Cioè, questo manda abbastanza a fanculo la lore di Silent Hill fino adesso. A meno che non sia un altro, ma Piramide Testa è uno. Cioè, avrebbero dovuto fare come con Silent Hill Origins, cioè avrebbero dovuto inventarsi un nemico principale nuovo. Nell'Origins c'è il macellaio, qua avrebbero dovuto inventarsi uno nuovo. Perché capisco che Piramide Testa attira, però così, cioè ti sputtani da solo e crei casino nella continuità. Ecco gli schifettini. Guarda che quanti siete? Ragazzi, può giocare così, però è troppo buio, cioè veramente troppo scuro, non vedo niente. Non so, forse è la TV che uso che è impostata male, perché sennò non si spiega. Cioè, veramente non può essere così. Chiaramente ci vedo la metà di uno che non ci vede in cazzo. These. Oh no, dear. These won't do. I can't leave until all of my memories are. E certo, c'ha pure le pretese, no? I may have what you're looking for, but I'll keep looking. Thank you. Ok, non funziona niente. Eh sì, perché sto gioco è dopo il film. Che poi ci hanno avuto la brillante idea di mettere i Piramide Testa in tutti e due i film. Dove nel secondo è pure buono, vabbè, lasciamo perdere sta cosa. Ma. Non me ne far parlare, altrimenti divento matto. Avete rotto il cazzo, eh? Maledetti schifettini. Non sono gli schifettini, c'è qualcuno che sta facendo rumori strani lì su.
Ecco come avevo scambiato uno schifettino. Avevo scambiato l'ombra della mia ascia per uno schifettino. Eri tu, eri che facevi rumori strani. Ci siamo giocati uno schifettino. Allora, vediamo un po'. L'ascensore non funziona. Scusa, perché mi dice che sto ancora qua se sto al se sto al piano superiore? No, sicuramente ho missato un oggetto, solo che non sto cercando di capire dove. Che qua l'esplorazione è un po' strana. Qua è tutto chiuso. Qua non ci posso proprio andare. C'è un mobile con un oggetto. Mi sa che devo fare una cosa diversa però, perché cioè devo provare, vediamo, io ci provo, vedo se riesco almeno ad alzare la luminosità, perché così è troppo buio, cioè veramente troppo. Troppo. E sta pure, cioè comunque sta alto, cioè non è che dici, cioè comunque sta alta la luminosità, perché è troppo troppo buio, cioè veramente non è troppo scuro, non vedo niente. Colore, nitidezza, luminosità. Purtroppo non è che cambi molto. Mi sa che è proprio la modalità che non va. Allora, torniamo a... Oh, esci? Maledetta TV di merda. Allora, vediamo. Cioè, sono proprio i colori che sto sbagliati su sta TV. Vabbè, che la uso solo per streamare, quindi alla fine chi se ne frega. Allora, un mobile con sopra un oggetto. Ma intendi quel testo che avevo, che ho letto prima e che invece ho missato? Intendi quello? Perché sono morto e l'ho ricominciato? Intendi quello? Cioè quel testo che ho letto la prima volta e che poi non ho più riletto perché sono morto? Come ci sono passato di qua? Come ci sono passato di qua? Mi sono ritrovato di qua e non so come. Non so come, non so perché. Sono stati furbi. Josh, wait. Ma ovunque vado, cioè, ovunque c'è casino c'è Josh. Ma non è che tante volte porta sfiga questo, no? L'ultimo schifettino. Ah, ecco, questi quanto li odio. Questi li odio perché separano. Questi mi stanno veramente sul cazzo perché separano. Questi devi per forza schivare l'attacco e fare counter. Mi pare che si chiamino Larker questi. Vedi, separano. Io aspetto che attaccano e fa la schivata. Bevanda che saluta. Comincio a sentirmi l'allegro boscaiolo.
che sta capendo potrebbe essere uno dei suoi ricordi. Sul suo c'è un messaggio. Ha accennato l'odore dello zucchero filato. Sì, vabbè, ok, questo è lo zucchero, l'odore dello zucchero filato. Poi a me lo zucchero filato sinceramente non mi è mai piaciuto, però signor Jones, che non è il dottor Jones, questo è un altro. Ho visto qualcosa di strano l'altra sera e volevo fare menzione. Avevo aperto le porte di servizio dell'atrio per far entrare il sindaco Bartlett. Come faccio di solito, sono passato più tardi per vedere se aveva bisogno di aiuto. Sa che anche a me piace coltivare le piante e l'ho vista trascinare dentro uno dei suoi sacchi di concime. Trascinare dentro uno dei sacchi di concime. Ma non sembrava nessun sacco di concime che io abbia mai usato. Era pesantissimo e facevo fatica a trascinarlo. Lui non mi ha visto. Così me ne sono andato in nascosto. Dovrei dirlo allo sceriffo, non so che fare, ma volevo avvertirlo. Poor Ashley. Ti porti un brutto cognome, amico mio. Ti porti veramente un brutto cognome. Allora, vediamo un po' dove sono. Ok. Quindi questo vuol dire che qua ci sono già stato. Le piante. Ah, un altro Larker, che palle. Oh, ma ho dovuto prendere, Cazzo fai, cretino? Non ci ho capito un cazzo, però vabbè. La telecamera non mi è stata d'aiuto questa volta. L'odore non posso respirare qui dentro. Allora perché ci siamo entrati? Devo calarmi giù un'altra volta. Beh, finiamo di esplorare qua allora e poi andiamo giù. Tanto non manca molto. Questo gioco è pieno di buchi. Beh, alcuni nomi me li ricordo, però ripeto, non ne sono sicuro, però mi sembra che quello sia un Larker. No, che poi la cosa assurda è che stanno attaccando, fermano l'attacco per pararsi, è questo che mi dà fastidio. C'è proprio una cosa ridicola. E vaffanculo, va. Credo di aver passato tutto qua, sì. Buco piuttosto curioso. È una cartellina. Non si riesce ad arti. Ieri ho preso una barca. Ho remato più lontano che potevo e ho messo il viso nell'acqua limpida e fredda. Mentre mi sporgevo da un lato della barca, la collana si è impigliata nel remo e la cartellina si è rotta. Ho visto il tuo regalo che spariva nell'oscurità. Volevo tuffarmi per riprenderlo, ma l'acqua era troppo gelida e fonda. Prego, mi manchi. I think I found all the memories that woman is looking for. I should give them back to her. Sì, perché te pensi che mo ci riesco a tornare indietro? Che cazzo se lo ricordo come si fa? E questa è una cosa che farei io, cioè se mi cade qualcosa di importante rischierei pure la mano per pur di riuscire a riprendermela. Da dove sono entrato? Cazzo, stava andando bene. Ma non ci stava l'uscita qua. Guarda dove stava. Rieccolo. Ma sono pure veloci, eh. Cazzo, sono veloci. Porca miseria, sono veloci. Niente, eh. C'è un altro. Quando sono tirato non mi prendono. Ti
il sangue che. Le ferite di sangue che gli rimangono sono fighe, questo è il primo dirlo. Cioè i tagli insanguinati che gli rimangono addosso sono belli da vedere. Un altro. Allora devo scendere dalle scale. Come fa a essere ancora vivo? Ah, ecco, stavo finendo di tagliare qua. Se ho preso tutti i ricordi, qui dentro che c'è? Ah, munizioni per la pistola. Prendile. Ma come non puoi portarmi più? Che cazzo stavi dicendo? E allora facciamo così. Perché mettergli un'opzione per ricaricare era troppo difficile, eh? Scendere, sto andando. Come cazzo ho fatto di arrivare fino laggiù? Cioè, sembra che più me ne voglio andare da quest'albergo e più me ce li trovo. E l'ultima volta che sono stato in albergo è stato per. Ah, gita scolastica! Maria, questa è l'infermiera. Ma pure loro te fanno le combo, eh? Eccola. Però non sei morta. Oppure sì? Boh. Sì, esatto. Beh, sì, quando ho fatto la gita in Francia. Il quinto anno di liceo. Ma qua non ho tagliato. Quelli mi sa che sono schifettini. E... Gne. Lasciami. Gne. Sì, vagamente mi ricordava quello. Ah, questo che cos'è? Ah, sì, Siero. Credo che sia, magari adesso me lo può confermare, dovrebbe essere l'equivalente delle ampolle. Credo. Mi sembra di ricordare così. Quindi devo scendere ancora? Mi sa di sì. Devo scendere da là, credo. Mi trovo. Non vedo dove mi trovo. Ah, ok. Ecco un'altra. Stavolta le tette non ti aiutano. Guarda che sfiga se lo prende. Sì, certo, ci metti un quarto d'ora. Non è troppo lenta la sciacolla. Affanculo. Diciamo che non mi ha fatto impazzire l'ultimo Fatal Frame. Bello per carità, però un po' nì, ecco. Poteva essere meglio. Andiamo a infilarci nel buco. Dovrei aver schivato un'infermiera, ma non mi interessa. Come ci sono arrivati in quel buco se l'ha chiuso? No, ok, adesso mi sto leggermente confondendo. Come cazzo ci sono arrivato là se il buco è chiuso? Già. Perché poi la storia probabilmente è anche interessante, però non è fa. Dice, non va via.
Anche siccome non mi va di starmi a far ammazzare. Con loro col coltello vai sul sicuro, c'è niente da fare. Dicevo, la trama probabilmente è anche interessante. Peraltro avevo letto che la trama trattava di temi come l'incesto e roba del genere. Io onestamente ce l'ho finito e sta cosa non l'ho notata. Però è anche, cioè, sicuramente qualcosa mi sarà sfuggito. Però, cioè, appunto per questo, se fosse stata, cioè, si è portato comunque questo difetto della non traduzione in italiano dalla versione vecchia, cioè come cosa comincia a essere un po' grave. Oddio, e che cazzo ci fai tu qua dentro? Oh no, io me ne vado proprio, taglio filo, sparisco. Eh sì, abbastanza. Vabbè, qua si vede che sono abbastanza, cioè, se nel 2 ci poteva essere qualche dubbio, qua sono sicuramente voyeuristiche, cioè proprio sono fatte apposta ai massimi livelli. Is this what you wanted? Thank you. Chiave. Esaminare cosa? Ma si è bloccato il gioco? Che chiave mi ha dato? Strana chiave. Che ne so dove la devo usare? Porte chiuse io non ne ho viste. Ma tanto salviamo, che è un po' che stiamo giocando. Vedo io porte chiuse, non mi sembra di averne viste. Quindi boh. Mi viene a ricordare. Allora, chiave che manda malvagità, esatto. Secondo piano non l'ho minimamente toccato. Magari è proprio la porta che una chiave che serve qui verso l'inizio, magari per farmi scendere i piani inferiori. Una di queste porte è chiusa, tipo la porta delle scale. Non l'avevo vista. Joy Bartlett seduto sulla capanna sull'albero del nostro giardino. Non si capisce un cazzo, però vabbè. Che poi comunque non mi pare seduto. Ah, ecco dove stava la chiave. Ah, ecco, sì, ecco dove stava la chiave. Cioè, sgamata completamente a cazzo, eh. Come mio solito. Josh? Josh! Please help me! Ma se anche fosse che fa? Cioè, sei grosso quattro Josh, volte lui! Don't let me fall! È abbastanza, sì. Ma non lo vedi che a furia di seguire lui ci prendi solo che danni? Ma lascialo perdere, no? Poi dice quando sei a cerca. Il pantere non dovrebbe essere Josh, ma Joshua. Credo. Questa mi sa che è il pezzo che ricordavo io, dove ci dovrebbe essere. Ci sono le bambole che ridono e la sedia a rotelle sull'ascensore. Credo che il pezzo sia quello.
Ah, già c'è il diminutivo. Ok, grazie. Mi avevo fatto a non pensarci. Idiota. Aspetta, aspetta. Ma c'è che gioco di merda? Ma perché soltanto due caricatori per la pistola? Ma che ci faccio con due caricatori per la pistola? Veramente ci faccio ci faccio le pippe ai maiali, ci faccio. E... ah, ok. È bloccata. Mayor Bartlett. Boss. Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. What the hell's happened to Shepherd's Glen? You're the mayor. Mm. These people are your responsibility. Con la bottiglia a mano. Now you listen to me, you little asshole. Piccolo cretino. I did everything I could to protect those people. But you can't stop what's already been started. What the hell else do you want from me? What about your son? Don't you want to protect him? My boy? I didn't do much right with him. But I did buy him some nice things. Remember Joey? Remember that nice present? Le animazioni dalla bocca di questo personaggio sono terribili, eh? I'm looking for my brother Joshua, and I know he used to be friends with your son. Have you seen either of them? Joey? Joey doesn't want to play with you. No, ho detto che voglio giocare con lui. Because I thought he and Joshua might be together. Do you know where they are? Maybe you can take me to them. I'm not going anywhere with you, you freak. Can't you take a hint and get the hell away from me? Dormire in giardino. I just want to stay here and sleep in the garden. Oh. Joey loves his little garden. Allora non c'ha un minimo di espressività sto personaggio, che roba. Is this belongs to your son? Sì, esatto. Where is he? Joey. Yes, Joey. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. I can't protect them. Protect them from what? What did you do? Ecco, questo è un pezzo, è uno stratto della trama che più o meno ricordo. Taking everyone away. Che è poi collegato con il primo gioco. You can't stop them. They'll get you too. Who's taking them? What are you talking about? Where's my brother? Fradimo. Dov'è Fradimo? Non ci hanno manco avuto lo sbattito di segnare il corpo morto, l'hanno semplicemente fatto disintegrare.
fortuna viene a me. Qui, quel, qua, la fortuna viene qua. Premuto, che palle, eh. Porca puttana, sto morendo, mica me ne ero accorto, eh. No, no, non è il pene, non è il pene. Ok, io mo devo capire che cazzo devo fare, perché a sparare non serve a niente. Non lo prendo proprio. Oh, che palle che sei, Questa è una stanza circolare, ma non c'è niente. Oddio, guarda, quando mi fa sta presa mi manda letteralmente in bestia. Che cosa stai, che cazzo stai facendo? Oh, m'arrabbio, eh. Oh, m'arrabbio sul serio. Tra l'altro mi sa pure che infatti ho anche involontariamente usato un siero per sbaglio. Vabbè. Perché prima non l'ha fatta sta cosa, per esempio? Cioè, scusa, perché mo è morto subito? Ma che vuol dire sta cosa? Perché mo è morto subito? Cioè, io ci sono stato un'ora a menaglie prima, perché mo è morto subito? Forse sarà buggato, per forza, cioè non... Ma questo piglia, se butta, fa... Non sa chiedere niente, ma...